2-0 netto contro Brescia, una partita insomma mai in discussione. Sì, un risultato che ci voleva, siamo partite carichissime e abbiamo detto insomma cerchiamo di metterle da subito in difficoltà, perché sono una squadra che comunque all'andata ci avevano fatto penare e oggi era importantissimo prendere innanzitutto i 3 punti per la classifica e poi cercare di fare il 3-0, perché comunque domani siamo ancora in palestra. Quindi, come avevi detto tu, bisognava porre molta attenzione a questa partita e la missione compiuta. Sì, assolutamente, su questo devo dire che questa squadra è molto molto brava, non sottovaluta veramente nessuno e davvero arriviamo sempre in campo, veniamo sempre in campo con tanta carica e tanta voglia di vincere, è molto importante. Veniamo a quel 15° punto del terzo set, penso che gli spettatori questa sera poi la Yamamai e quelli a casa davanti agli schermi della Rai hanno visto forse il tuo bel recupero, il miglior recupero di questo campionato. Ma non lo so, diciamo che mi è piaciuto molto perché il palazzetto si è ravvivato e mi è piaciuto tantissimo sentire tutta questa carica, quindi sono molto contenta per quello. Poi diciamo che questa squadra regala tutte quante grandi difese, quindi è una delle tante. È stato un minuto di applausi per la precisione. Mi sembra che la tua forma stia arrivando al top proprio nel momento più importante della stagione. Speriamo davvero, adesso sicuramente è dura, siamo tutti i giorni veramente in palestra e non è facile, però insomma un passo alla volta e speriamo vada tutto bene. E da ultimo, martedì cosa succede? Martedì abbiamo già messo in cassaforte un bel 3-0, quindi sicuramente dobbiamo entrare come siamo entrate oggi e come siamo entrate martedì là, con la carica e la voglia di prenderci questa finale. Grazie mille. Grazie, ciao. Coach, una bella vittoria 3-0, penso una di quelle belle vittorie che fa piacere agli allenatori vedere. Sì, perché abbiamo giocato molto bene, quindi qualche ingenuità nella prima metà dei set, però quello che ha raccolto loro se lo sono guadagnato, hanno fatto alcune cose veramente molto bene, però noi complessivamente eravamo un pochino più strutturati, organizzati, soprattutto nei giochi con palle in mezzo al campo, non tanto con palle in mano al palleggiatore, con palle in mezzo al campo abbiamo fatto veramente, veramente la differenza rispetto a loro, e quello credo che sia l'elemento che a un certo punto ci ha sempre fatto prendere i giusti vantaggi. 3 punti importanti per la classifica, prossimo incontro Filottrano, poi un finale di campionato con le squadre là davanti, le migliori, che finale sarà? Sarà un finale duro, perché tra l'altro sì, tutto questo lo stiamo facendo intramezzando sempre con gli impegni di Coppa e con dei tour de force in allenamento per tenere vivo il nostro gioco, per tenere viva tutta la squadra, perché poi in questo periodo ovviamente c'è anche molto allenamento con chi gioca di meno, proprio perché se c'è il momento del bisogno ci sarà da dare una risposta e allora dovremmo contare anche su di loro, quindi è dura, quindi sarà un finale duro, ma questo tutto sommato lo sapevamo. Archiviamo per un minuto il campionato e non possiamo parlare della partita di martedì. Martedì c'è questo ritorno di Coppa CEV, dove siamo stati bravi, molto bravi a crearci il massimo vantaggio, e adesso qui dobbiamo puntare subito forte con i primi 2 set e poi vediamo, perché devo ottimizzare risorse, quindi dobbiamo giocare forte forte per quei 2 set. Appuntamento tutti quanti fra 3 giorni. Ah, sicuro, abbiamo bisogno di tutti.